Basta la freddezza dal dischetto di Calogero la Piana per consegnare 3 punti alla Pro Favara sul campo del Cus Palermo e 2-0 nella penultima giornata del girone A di Eccellenza Siciliana. Nel Cus di Zappavigna torna di salvo in porta assieme a Di Giovanni Terrasi Agliotto, titolare. Dopo 8 partite, Catalano invece è di nuova disposizione Bossa e lo stesso La Piana. Entrambi avevano saltato il match vinto contro il GLFC per squalifica. Sono proprio loro due a posizionare la strada in salita per i palermitani. Lancio di Bossa, Di Giovanni commette fallo sulla Piana e calcio di rigore. Va la Piana all'angolino basso, aveva intuito di salvo ma niente da fare al quinto minuto. 1-0 Pro. Il Cus fa fatica a rispondere. Mustacciolo calcia su punizione centrale per Eire, anche con un minimo di brivido. I gialloblu spingono quando possono. Triangolazione con Lupo, verticale per Graziano in posizione regolare secondo Azzolina di Calta Nisetta, conclusione però bassa per Di Salvo che respinge. Bossa in difficoltà, ne approfitta Fofana che decide di calciare subito esterno della rete. La Pro Favara vuole il raddoppio sui sviluppi di un angolo. Rizzo da fuori prende il palo, occasione gigante, ripresa che inizia sullo stesso stile. La Piana a puntare gli avversari, mette dentro, serie di deviazioni. Fricano sulla traversa, secondo legno, sospiro di sollievo per Di Salvo, non per molto però. Sale Lupo, lo ferma Piscopo anche in questo caso. Calcio di rigore e sono tante le proteste da parte del Cus. Di nuovo La Piana ancora in rete, 2-0 Pro Favara. Sono 12 gol in campionato, il terzo su rigore per il classe 97. Il Cus ha ancora una chance regalata dagli avversari. Pressing di Nuccio entrato dalla panchina su Eire, efficace per Fofana. L'ex Alba Alcamo serve stavolta Nuccio che spara alto da buonissima posizione per poter accorciare le distanze. Protagonista in positivo La Piana, lancia in profondità per Gambino alla terza presenza dopo essere stato svincolato a inizio stagione per motivi disciplinari. Il suo errore pesa meno. Il Cus prova a dare una scossa anche con Taibi, rimane l'imprecisione. Nel finale La Piana per Lupo, il centrocampista si accentra ma calcia basso per Di Salvo. 2-0 per la Pro Favara alla seconda vittoria consecutiva per un terzo posto sempre più al sicuro. Cus che torna a perdere, playout unico salvagente per mantenere la categoria.